Con le mani appoggiate sul volto e visibilmente commosso, Riccardo Lucca ha trionfato in solitaria, completando i 164 km e 500 metri in 3 ore 47 minuti e 41 secondi. La quarta tappa dell'Adriatica Ionica Race, andata in scena oggi da Fano a Sirolo, è stata vinta dal 25enne di Rovereto, che ha tagliato il traguardo con 24 secondi di vantaggio su Emil Dima e 28 secondi su Riccardo Verza. È una passerella d'onore per Riccardo Lucca, che se l'è sicuramente guadagnata, meritata questa vittoria. Arriva con le mani al volto, emozionatissimo. Riccardo Lucca va a conquistare la corsa ciclistica a tappe, promossa dal campione del mondo Moreno Argentin, con il supporto delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, ha vissuto un'altra intensa giornata grazie ad un tracciato che si è rivelato spettacolare, così come le immagini della città di Fano, in particolare la zona del Pincio, da cui è partita la carovana questa mattina alle 11.30. 5, 4, 3, 2, 1 e si va con la tappa numero 4 in Adriatica. Grande tifo e applausi per gli atleti del nostro territorio, nonché ex allievi della società ciclistica Alma Juventus Fano, Giovanni Carboni, Edoardo Martinelli e Francesco Zandre, che hanno regalato al pubblico e ai familiari presenti foto, selfie e abbracci. Beh, oggi tappa sulle strade di casa, è sempre un'emozione correre, diciamo, dove ti alleni tutti i giorni, quindi sicuramente sarà una bellissima tappa. Abbiamo visto anche il tuo fan club che ieri ha scritto: tutta San Costanzo gioisce e piange con te, quindi insomma tanto supporto. Sì, è sempre un'emozione ricevere così tanto, appunto, supporto, come fu nel 2019. Anche dopo questa vittoria ho ricevuto un sacco di messaggi e affetto, fa sempre piacere e dà tanta motivazione. Emozionati ed entusiasti anche gli amministratori locali, tra cui i sindaci di Fano e di San Costanzo, che hanno seguito passo passo la presentazione dei team e la partenza, resa possibile anche grazie al lavoro di decine di forze dell'ordine e di volontari che insieme al 118 hanno garantito la sicurezza dell'evento, una gara diventata un punto di riferimento nel mondo del ciclismo e che al tempo stesso rappresenta un'occasione di promozione delle città attraversate dalla corsa. Davvero un'emozione straordinaria, la prima volta che la vivo qui a Fano e personalmente da assessore è stata una cosa irripetibile, direi. Un palcoscenico naturale che è stato quella da Cordice del Pincio, vedere tanti atleti attraversarla a livello internazionale ci ha dato grande soddisfazione, anche perché abbiamo accolto questa iniziativa con grande entusiasmo, con un'organizzazione eccellente, tanto che ringrazio Argentin perché la gara proprio è stato lui campione mondiale a organizzarla e anche a scegliere Fano come destinazione di partenza, quindi bene così. Fano c'è, siamo contenti, sullo sport vogliamo crescere, questa è un'occasione proprio che parla di questo. Stilata al termine della gara anche la classifica generale, che è rimasta invariata rispetto a ieri. Al primo posto Filippo Zana, che abbiamo intervistato poco prima della partenza. Filippo Zana, classe 1999, già vincitore del Giro della Repubblica Ceca nello scorso anno, lei in questo momento leader della classifica, però è importante ancora questa tappa, ne mancano altre due, si sta lottando. Ma sicuramente sono in maglia, però sì, la classifica è ancora corta, quindi dovremmo difenderci e vedremo le ultime tappe come andranno. Abbiamo una buona squadra e quindi cercheremo, come tutti i giorni, di difendere la maglia e di fare un'ottima gara. Una curiosità, da quanto tempo pratica questo sport? Da quando avevo 6 anni ho iniziato subito e non ho più smesso. Speriamo che continui ancora per molto. Progetti? Ma speriamo di continuare ad andare forte e migliorare sempre di più e, sì, e vincere più gare possibili. L'Adriatica Ionica Race si chiuderà domani ad Ascoli Piceno con la quinta tappa, che partirà da Castel Raimondo in provincia di Macerata.